Mascagni giunse a Cerignola nel 1885 come direttore di una compagnia di operette. Qui si stabilì, abbandonando quel modesto incarico, per assumere dapprima l'insegnamento di pianoforte e poi la direzione della locale filarmonica. Fu in questa cittadina, in un ambiente cioè simile a quello evocato dal dramma rusticano di Verga, che Mascagni compose Cavalleria, vincendo il concorso bandito nel 1888 dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano. L'irruenza sanguigna e un po' plebea, generosa e schietta della musica mascagnana, parve dar voce a paesaggi e figure sconosciuti alla tradizione operistica italiana. Era scoccata l'ora del folklore meridionale, della scoperta di un mondo elementare, contraddittoriamente dominato a un tempo dalle ferree leggi dell'onore e da quelle indomabili dell'istinto.